Non ci sono ancora i risultati ufficiali, ma il suo avversario ha già riconosciuto la sconfitta. Come era nelle previsioni, il 68enne ex primo ministro Ibrahim Boubacar Keïta è il nuovo presidente del Mali. Dopo aver trionfato al primo turno con quasi il 40% dei voti, è stato sostenuto al ballottaggio dalla maggior parte dei candidati che lo hanno preferito a Soumaïla Cissé, già ministro delle finanze. Quest'ultimo, che pure in un primo momento aveva denunciato brogli, ha deposto le armi e si è complimentato con il suo avversario. È il segnale di una volontà comune di pacificazione di un paese sconvolto da massacri e saccheggi negli ultimi 18 mesi. Prima l'offensiva separatista dei Tuareg a gennaio 2012, poi il colpo di stato militare a marzo e la caduta del nord nelle mani delle milizie jihadiste. Infine l'intervento militare franco-africano. La Francia sta ritirando gradualmente i suoi 3.000 uomini per passare il testimone ai 12.600 caschi blu della missione ONU.